Buongiorno, buongiorno a tutti, mi sto sistemando il sedile perché ho le gambette corte. Allora, oggi shopping, non sono nuda, c'ho un toppino. Oggi shopping, diciamo, cosmetico, perché mi manca tutto. Mi mancano gli shampoo, mi mancano i bagnoschiuma, mi mancano le creme, mi mancano spazzolino, dentifricio, insomma tutto ciò che riguarda appunto la cura del corpo. Bene, mi dirigo verso e poi ci vediamo a casa, vi faccio vedere quello che ho comprato. Un bacione, ciao! Bentrovati a tutti sul canale, buongiorno a tutti! Allora, ho iniziato con questo piccolo vlog. Allora, ribadisco che non sono nuda, ma ho questi top, questo l'ho comprato alla Lidl, faccio vedere meglio, eccolo qua. Dico perché lo voglio evidenziare, perché quando mi rivedo nei video sembro praticamente nuda. Allora, voglio iniziare subito a farvi vedere quello che ho comprato per la casa. Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi per i molteplici consigli che mi avete dato per acquistare questo ammorbidente. Finalmente l'ho trovato, questo della Mon Amour felce azzurra. Avevate ragione, certo l'odore è... mi è caduto tutto, l'odore è niente, strepitoso, cioè io già questo lo voglio assolutamente promuovere, è bellissimo. Tutte coloro che me lo hanno consigliato, mi sta piacendo veramente molto, e per prenderlo, perché lo guardavo così, io che sono piccolina, meno male che è passato un signore che era il doppio di me, ho detto mi scusi, lei che è bello alto, di bello non aveva niente, però lei che è bello alto, gentilmente mi prende questo ammorbidante, è stato veramente grazioso, bello 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 bello. Poi ho preso per la casa questo Ajax. Questo disinfettante elimina i batteri fino al 99,99%, che insomma essendo estate qua si tiene sempre aperto, dice vabbè ma che c'entra, niente, però comunque il gatto fa avanti e indietro, insomma magari sì, anche l'odore stesso del disinfettante è abbastanza gradevole. Poi ho preso questo Emulsio Splendid Legno, pulisce e nutre a fondo con olio di cedro. C'era anche allo stesso prezzo, credo 2,98€, quello della Pronto, però questo mi piaceva perché c'era questa formulazione proprio all'olio di cedro. Infatti oggi pomeriggio mi diletto a pulire a fondo i miei mobili, che sono tutti prevalentemente di legno, e voglio vedere, mi piaceva proprio questa formulazione all'olio di cedro, il fatto che ha spruzzino, ho detto ma proviamo, insomma mi è garbata parecchio questa idea. E poi ho preso anche spunto dal video di Mauro e Antonio, anche se loro hanno usato, diciamo, prodotti praticamente homemade, però ho detto vabbè dai proviamolo, magari vediamo di fare anche un video sulla resa di questo prodotto. Allora, eccomi qua. Poi ho preso il Mosho, questo della Lè, che mi ci trovo molto bene perché è molto molto assorbente, questo anche con una passata va via tutto, mi è sempre piaciuto. Poi ho preso le spugne per i piatti, questi dell'Arix. Poi ho preso questi sacchetti per la pattumiera dell'Eco Bay, Eco Bag Plus, questi sono antigoccia e li ho presi profumati, sanno di fragola, quindi questi sono costati 1€, ce ne sono 15 e vi posso assicurare che l'odore è fantastico rispetto a tutti gli altri sacchetti per la pattumiera profumati che ho preso. Questi mi stanno sembrando veramente ok.
Poi, come vedete, parlo sempre di loro, di Mauro Antonio. Veramente ho chiesto loro, loro hanno fatto un video sui prodotti per la casa e hanno acquistato dei panni magici che sembrano in microfibra ma sono assolutamente, sembrano in gomma. Allora ve ne voglio aprire uno, non so se è lo stesso, però questo si chiama panno magico in PVA. Super assorbente, super resistente, antigraffio, lucida tutte le superfici senza lasciare aloni. Allora, sono proprio in gomma. Ora ve lo apro. Ah, che meraviglia! Che meraviglia! Guardate, è proprio in gomma! Che meraviglia, ragazzi e ragazze! Stupendo, mamma mia. Allora, questo è costato, questi sono costati 50 centesimi e l'ho preso anche con il rosa. Niente ragazze, sono felicissima, non vedo l'ora di usarli, belli belli belli. Spero che siano questi gli stessi che hanno comprato Mauro e Antonio. Intanto io li saluto sempre, ciao Mauro e Antonio, un bacio, un bacio, un bacio. Poi ho preso la cura della casa, vabbè, ho preso un nuovo copri assi da stire, perché quello che ho adesso, che lo comprai da Ikea, si sta ormai sfaldando tutto. Questo l'ho preso 3 euro e qualcosa, sempre dell'Arix, come le spugnette. Ora, poi ho preso il soft in polvere, questo qua che lo voglio usare solo per i capi bianchi, e poi ho preso questo della felce azzurra, questa ricarica, che queste sono quelle che si illuminano azzurra, invece questo è talco e fiori di ciliegio. Devo dire che anche sentirlo da qua è veramente molto molto buono. Questo si chiama Dolce Armonia ed è carino perché poi quando il corridoio è spento, insomma a seconda dove lo metti, c'è questa lucettina sempre lì carina ad aiutarti dove lì tu non vedi. Poi ho preso queste piastrine della Le che sono buonissime, sono 1 euro e mi piacciono tantissimo perché si tengono lontane le zanzare, sono efficaci e poi sono molto gradevoli perché queste sono all'odore di citronella e geranio e la stanza si riempie di questo odore gradevolissimo, non si sente odore di medicinale, non si sente quell'odore sgradevole, tu dici mamma mia sto per morire, no, questo è assolutamente gradevolissimo. Ho comprato questo balsamo della Sunsilk, che voi me ne sentite sempre parlare, per capelli lisci, questa era in offerta, mi sembra 1,90 euro qualcosa, e l'ho acchiappato subito al volo. Per il mio lui ho preso il solito Elviv energizzante, rinforzante, l'arginina resist, lui si trova benissimo ed è per capelli fragili soggetti a caduta occasionale, lui devo dire si trova molto bene, questa è la quarta quinta volta che me lo fa prendere, che l'ho visto in un vlog di Chiara Facchetti, gliel'hanno consigliato tantissime sue iscritte, questo ultra dolce alle 5 piante, pallina scendi dal tavolo, alle 5 piante, lei si è trovata benissimo ed è un'infusione di vitalità per capelli normali, questo è senza parabeni, senza silicone, per una come lei che lava spesso i capelli, questo diciamo le tiene il capello molto più a lungo pulito e quindi l'ho voluto provare. Per l'igiene intima ho preso questo Pino Silvestro, che costano pure poco, questo è delicato al soffio di talco con aloe vera, e poi ho voluto provare questa linea nuova della Vidal che io non conoscevo, con azione antibatterica, questo vale appunto per tutta la famiglia. Sempre Vidal, ho voluto comprare questo al talco e questo all'olio d'argan, questa maschera al cacao e olio di cocco, questo è una maschera liscio intenso, appunto per capelli da lisci e da lisciare, insomma con ultra dolce vai proprio sul sicuro, non ho guardato l'inci perché è meglio non guardarlo,
E poi ho preso il famosissimo Nivea sotto la doccia, questo per struccarsi sotto la doccia. Vabbè, ci sono state mille recensioni, mille video su YouTube. Questa crema corpo vellutante con miele di argan, con olio d'argan e miele. Questo qua era pure in offerta, buonissima la profumazione, insomma mi piace dopo la doccia spalmarmi di tutta questa crema meravigliosa. E poi ho preso, ragazze, i miei profumi preferiti per l'estate, i Giardini dei Sensi. Ho preso questo all'iris e questo ai fior di loto, meravigliosi. Ultime due chicche ho preso a 1,95 euro. C'erano questi accessori per capelli, c'era la fascetta per capelli e le mollettine, come colori, diciamo dei colori pastello, verde, celeste, panna. Questi mi sono piaciuti molto di più, li trovo molto più vintage anche per me, per questo periodo estivo. E poi ho preso, io che sono una sfigata con gli smalti, questo Deborah On The Go Gel Effect Extra Tenuta. E c'è lo smalto e poi c'è il top coat, praticamente questi si sganciano da qui, cioè vedete che io sono perennemente senza smalto. Ecco qua, vediamo cosa ne esce fuori. Il prezzo era pure in gran sconto, 5 euro e qualcosa. Ho detto vabbè, dai, proviamoli e vediamo un po' cosa ne esce. Vediamo se ne faccio anche un video su questa applicazione. Voglio salutare alcune mie iscritte. Voglio salutare il turno in questo video di Daniela92. Anche lei ha un canale. Ciao Daniela, ti mando un grosso bacio. E poi un'altra ragazza che non ha un canale, che si chiama Giulia Fasciolo, ultima iscritta, la saluto con tanto piacere, mi ha scritto delle bellissime cose, ti mando un bacione Giulia, e niente, noi ci vediamo nei prossimi video e vi abbraccio tutti quanti, ciao!